Micia. Di Micia un'altra volta, è il sesto quello che funziona. Hai ragione, tenere il broncio risolverà tutto. Quella gatta mi si è seduta in grembo e quella gatta sa qualcosa. Adesso ci credi? Ieri erano tutte coincidenze. Lo erano finché non ho involontariamente dimostrato il contrario. La paziente deve avere il Cushing, dobbiamo stabilire se è localizzato. L'olfatto dei gatti è potente, potrebbe sentire un'insufficienza epatica. Esatto, tranne che se guardi le cartelle cliniche della casa di riposo scoprirai che il fegato e i reni di quasi tutti i pazienti sono a posto. Che altro? La risonanza non ci dice se il Cushing è dovuto al suo rene o all'ipofisi. Controllate la CTH. La vista dei gatti è nel settore blu dello spettro. La CTH è 11,7, c'è troppa poca differenza per dirlo. Se le curiamo l'organo sbagliato, scateniamo una tempesta di cortisolo e morirà. Beh, forse. Ti saresti dovuto accertare che la mia porta fosse chiusa, così potevo concentrarmi sulla gatta anziché sul cercarla. Ti senti bene? Il tuo naso? Oh! Ma santo cielo! Chi ha detto? Mi sembra che abbia detto: ti piace il succo di ribes rosso? Merda! Costa meno del sangue finto. E è più ribestatico. Non lasciare mai più la mia porta aperta. Tu scherzi e quella donna magari sta per morire. Di a Chase di farle un prelievo venoso nel cervello. Se trova qualcosa è lì. Se non trova niente, sono le surrenali.